Pizzicando in altri modi una corda si possono ottenere oscillazioni stazionarie diverse, come questa in cui il moto è nullo non soltanto agli estremi della corda, ma anche nel suo centro. Un punto come il centro della corda in questo esempio si chiama nodo, mentre i punti nei quali l'oscillazione è massima si chiamano ventri. In tutte le oscillazioni stazionarie che presentano più nodi, punti di due fusi adiacenti vibrano con fasi opposte. La corda vibrante può anche assumere un profilo con due nodi e tre ventri. E vi sono infiniti altre possibili forme regolari dell'oscillazione stazionaria. Ciascuna di queste forme è chiamata modo normale di oscillazione della corda.